Ciao carissimi amici, guardate che giornata fantastica. E adesso andiamo in un posto che non è che lo posso ancora svelare, anche perché non so esattamente dove stiamo andando. Ma prima di andare lì devo recuperare una cosuccia. Molto simile a questi, ma non sono quelli. Stivalini recuperati e ora andiamo a metterli nel mezzo, che il mezzo è questo. Ta-da! È un quattro ruote, molto diverso dalla moto. C'è una grande particolarità: praticamente con il piede destro si frena, non solo al posteriore ma anche all'anteriore, e sempre con il piede destro si accelera. Poi qui c'è un dispositivo che fa le veci del manubrio, si chiama volante, ma non c'è niente che vola, l'auto non vola. È da un po' che lo possiedo e non l'avete mai visto perché devo ancora imparare a guidarlo bene. Ma oggi andiamo in un posticino per cercare di mettere in piedi una cosa spettacolare. Partiamo. Devo cambiare. Ci abbiamo messo anche la quinta marcia, ragazzi, questa macchina. Tra l'altro volevo specificare che è una vettura che va a GPL, ecologica, gas petrolio liquefatto, inquina poco, consuma meno, costi di gestione praticamente alti. Che vandalo, ragazzi, penso si stia intuendo qualcosa. Niente ragazzi, siamo ancora qui, venuti a vedere per fare un evento fettucciato enduristico.
c'è la possibilità di farlo, però adesso è troppo bagnato ancora, e quindi torneremo un'altra volta a iniziare a imbastire sulla faccenda. Però c'è un bel po' di lavoro da fare. Speravo di riuscire a farlo entro fine anno. Temo sarà difficile, mai dire mai. Vediamo.